faremo insieme. Giusto due parole di introduzione, visto che questa mattina eravamo già quasi tutti e tutte insieme. E continuiamo con il secondo appuntamento con delle professioniste al femminile, questa volta del mondo della radio professionale, nell'ambito del progetto, ciao Andrea, nell'ambito del progetto Podcast for Inclusion, progetto finanziato da Erasmus Plus, realizzato in collaborazione con Radio Calonne in Francia e AMAM African Media Malta. A Malta, evidentemente, dove si sta facendo, diciamo, un percorso equivalente al nostro, e l'obiettivo di questi percorsi è di realizzare dei podcast sui diritti umani. Questa mattina avevamo con noi Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, nonché presidente della Fondazione Diritti Umani Italiana, ex direttore di Radio Popolare, insomma, con un sacco di percorsi interessanti. Sara e Fabrizio arrivano invece da Radio 2, Caterpillar, trasmissione a cui ogni tanto andiamo a tirare la giacchetta per avere un po' di spazio di visibilità oltre le onde del nostro streaming, che per fortuna ci accolgono sempre con calore, e per cui grazie di essere qua e credo di potermi levare dalle scatole e lasciare a voi il palco. Grazie. Grazie Un Nicola. applauso, dai, facciamoglielo. Grazie Nicola. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Inizio a parlare io perché Sara, la conduttrice e producer, è quasi completamente, è quasi afona, per cui diciamo solitamente Sara fa gli onori di casa, in questo caso con un po' di timidezza proverò a introdurvi io il nostro incontro. Allora, per farlo vi chiederei uno sforzo di immaginazione, nel senso che proviamo insieme ad entrare nel palazzo della RAI di Corso Sempione 27, che è un palazzo storico, è un palazzo progettato a partire dai primi anni 40, da Gio Ponti e l'architetto Bertalaia. Guardo Anna perché forse tu di architetti te ne intendi, non lo so, e che è diventato poi a partire dal 1954 il centro di produzione radiotelevisiva della RAI di Milano. Questo giusto per inquadrarvi il tipo di architettura razionalista, ancora adesso è tutto così anche all'interno, ci sono delle cose naturalmente un po' più tecnologiche, d'avanguardia, delle cose ancora invece che richiamano quei tempi. Proviamo ad entrare insieme nel palazzo dove noi ci rechiamo quotidianamente per fare il nostro lavoro, quindi fondamentalmente per costruire i programmi che si sentono in diretta nazionale sul servizio pubblico. Una volta passato l'ingresso a Tornelli, perché la RAI è una grande azienda che deve anche verificare giustamente quando entri e quando esci, saliamo al quarto piano di Corso Sempione. Al quarto piano ci sono tutta una serie di redazioni che sono occupate da producer, appunto, che in RAI si chiamano curatori, lo vedremo dopo, da tecnici, da assistenti ai programmi, e poi saliamo al quinto piano dove finalmente ci sono gli studi radiofonici. Non solo al quinto, poi vi racconteremo che sono stati adattati in altri piani, studi più antichi, ma diciamo rimessi a posto in qualche modo per la visual radio. E in questo sforzo di immaginazione che vi sto chiedendo di fare, proviamo anche a immaginare di tirar fuori il telefono e di scattare delle foto negli spazi di cui vi sto parlando. Quindi immaginiamo di entrare negli studi e di scattare una foto agli studi. Poi le metteremo tutti in fila e capiremo cosa abbiamo visto e cosa no. Immaginiamo di entrare in regia e scattiamo una foto alla regia. Immaginiamo di percorrere quei corridoi che portano dal quarto al quinto al primo piano, e anche lì ne parleremo tra poco, e immaginiamo di entrare nelle redazioni e come dire, di scattare delle immagini anche lì. Ecco, tendenzialmente, mettendo tutti gli scatti che avete fatto in fila, raramente vedrete il producer, nel senso che
Sicuramente nello studio vedrete due conduttori che appunto che si preparano per la diretta radiofonica, si confrontano cercando di capire quali sono i temi, quali sono gli argomenti, come, quale taglio, come affrontarli, chi comincia, quali brani musicali. E lì il producer, soprattutto nel momento della messa in onda, non esiste. È più facile che il producer si trovi invece nell'istantanea che abbiamo fatto alla regia. In questo caso potrebbe essere ai telefoni, potrebbe essere accanto al regista che sta mandando in onda il programma insieme al tecnico, potrebbe essere appoggiato ad una parete, banalmente, ad ascoltare, banalmente si fa per dire, quello che sta succedendo in onda da una parte e ad osservare quello che succede invece in regia. Nel caso pronto ad intervenire ce ne fosse bisogno, ma comunque tendenzialmente così a se volete fare una sorta di supervisione di quello che sta succedendo. Andiamo poi nelle redazioni, nello stesso modo potremmo vedere il producer come non vederlo. Se lo vediamo, potrebbe essere, molto probabilmente sarà impegnato nella costruzione del programma che dopo poco andrà in onda, per cui sarà ad un computer, sicuramente avrà un telefono in mano. Sicuramente sarà il telefono, ecco questo per esempio è un punto. Oppure, come dicevo prima, poi sembra che non fa niente, però in realtà, sempre appoggiato al muro ad ascoltare e a vedere quello che succede. Appoggiato ad una parente, però attivo a vedere quello che sta succedendo. Se andiamo nei corridoi, ecco lì sì, è un gran passare di curatori, è un gran passare di producer, nel senso che appunto per quello che fa, per quello che è il lavoro del producer, è un continuo recarsi da una stanza all'altra col telefono in mano, fermandosi negli angoli, chiacchierando, andando alla macchinetta del caffè, aspettando i conduttori o il regista o il tecnico per fare due chiacchiere, le classiche chiacchiere alla macchinetta del caffè, oppure nel suo ufficio, chiaramente un ufficio ce l'ha, povero Cristo, e in questo ufficio sta e riceve le persone. Scrive, parla al telefono, organizza, manda mail, le riceve, declina gli inviti, prova a trovare delle idee carine, delle soluzioni per le cose che capitano e di fatto fondamentalmente passa la sua giornata. Allora, perché concludo con l'istantanea dalla quale il producer manca sempre. Quando si fa una foto al gruppo di lavoro, ecco, questo è il team di Caterpillar che quest'anno. Perché che inizia la stagione 2022-23, il producer non c'è perché come minimo è quello che sta scattando la foto. Perché comunque giustamente la squadra ha una priorità, qualcuno al di là di questo qualcuno la foto la deve scattare ed è giusto che lo faccia lui. Insomma, questo, in questo viaggio così di immaginazione in cui ho cercato minimamente di raccontarvi quelli che sono gli spazi, e se volete poi li vedremo un pochettino meglio, di lavoro nei quali, animati dalle persone che fanno la radio, ecco, in questo tratteggiare diciamo, una realtà quotidiana del lavoro del producer radiofonico, vi sto raccontando di un lavoro che è un lavoro sostanzialmente molto organizzativo, molto di coordinamento, molto di relazione e comunicazione tra le varie parti dei programmi e le parti tecniche anche, e gli studi e gli ambienti, affinché si creino le condizioni più giuste, creative e corrette affinché un programma vada in onda, ed è una figura un po' a scomparsa. Alcuni colleghi teorici hanno definito la figura del producer, l'hanno più che definita, l'hanno assimilata a quella di uno sherpa himalayano. Di fatto sembra veramente un'epica, cioè, di fatto un martire, di fatto partecipa ovviamente alla conquista delle vette, però tendenzialmente di quello di cui non si parlerà mai. E che no, vabbè, allora, l'epica, sì, sarebbe bellissimo dire che si è sbattuto di più, in realtà no, in realtà è un lavoro naturalmente di gruppo, di team, che
e per il risultato tutte le figure che compongono un programma e che lo realizzano hanno nella stessa misura una grande importanza, ovviamente. Questo libro, il nostro incontro, nasce forse dalla curiosità di capire esattamente se esiste questa figura di produzione più produttiva e che cosa fa al di là e dietro e soprattutto a microfono spento, cioè prima e dopo che un programma va in onda, insomma. Vuoi dire qualcosa tu, Sara? Giusto perché sennò mi devi fermare. Ok, se Scusate per la riesci. voce, prima di estinguermi. Dunque, poco utile in realtà, però in cui c'è una grossa separazione tra i ruoli e quindi gli spazi che vi raccontava Fabrizia sono effettivamente raccontano mestieri diversi, ruoli diversi che magari in una esperienza come Share Radio vedete compattati in uniche persone, quindi Nicola può fare, diciamo, quello che sta facendo insieme ad Alberto contemporaneamente la parte tecnica, in altre situazioni può essere in voce perché sarà lui, saranno loro a presentare un programma. In altre situazioni possono fare il lavoro di andare a confrontarsi sul budget, a cercare sponsor. La RAI, che ha migliaia di dipendenti, tende a dividere questi ruoli. E quindi, soprattutto, diciamo, nell'organizzazione, della rete che frequentiamo noi, per esempio, c'è una grossa separazione tra le figure concepite come artistiche, che è veramente un parolone, ma non saprei come altro definirle, cioè legate alla produzione del programma, che spesso sono figure esterne, quindi collaboratori, alle figure più, diciamo, legate alla parte appunto organizzativa, di coordinamento, che sono figure interne. In questa narrazione che la RAI fa dei propri programmi, si tende molto a valorizzare effettivamente la figura di quelli che vengono definiti dalla RAI i talent, cioè i conduttori, gli speaker e via di seguito. Per cui Share Radio farebbe una foto di tutti insieme, la RAI fotografa i conduttori, tenendo le figure organizzative, che sono quelle interne all'azienda, nel backstage. Il nostro tentativo era quello di voler raccontare queste figure, perché sono figure appunto di squadra, come vedrete nel lavoro radiofonico, è un lavoro tecnicamente abbastanza semplice, si fa per dire, però diciamo in cui effettivamente è un lavoro di bottega, di artigianato, in cui in 4, 5, 3 persone si può produrre un ottimo programma radiofonico con un saper fare che veramente può essere molto condiviso. E, diciamo, in RAI questi ruoli vengono divisi tra una figura tecnica, una figura registica, che è una persona che durante la puntata tiene in mano i tempi, il collegamento tra il tecnico, appunto i conduttori, una figura di contenuto che è il redattore-autore, una figura di curatore che è la figura a cui il libro è dedicato, cioè la persona che fisicamente non costruisce la scaletta del giorno, ma fa quel lavoro spesso molto sottile, complicato, anche di relazione con l'azienda in qualche modo, perché la figura di azienda, mentre tutti gli altri ruoli che vi ho citato spesso sono esterni, non sono dentro l'azienda. E tutto questo, nella nostra visione, implica che questa figura, che è un po' a cerniera, debba saper fare una cosa molto difficile, che è la mediazione, appunto, sapere in qualche modo mediare tra una grande agenzia culturale come la RAI, che è un'azienda di servizio pubblico che dipende dal Ministero dell'Economia, molto identificata con la politica, molto diciamo con degli obiettivi economici molto alti, insomma una macchina molto complessa, che come fa a mediare tutta questa grande macchina con i singoli programmi che poi hanno ognuno di loro una propria vocazione, dei propri contenuti, dei propri ascoltatori. Ecco, il producer è continuamente tra il piccolo del programma e il grande della RAI, in qualche modo. Non tutte le realtà radiofoniche hanno bisogno di una figura così, perché non tutte le realtà radiofoniche
hanno questo tipo di macro sistema anche alle spalle. Però, come vedete, anche in un evento come quello di oggi, c'è chi si sbatte a trovare il posto, la tecnica, i fondi, i protagonisti, le persone, il pubblico. Tutto questo, diciamo, tutto questa, potremmo dire che Alberto e Nicola, a loro modo, sono i producer di questa, di questo Sicuro. evento, insomma. E poi, diciamo, ci siamo noi che veniamo e ce la chiacchieriamo, ma in qualche modo come dire, mediare tra le possibilità di questo spazio, quante persone ci stanno, c'è il Covid, non c'è il Covid, posso star sedute, quanto devono stare a distanza le sedie, Mare vuole dei soldi, non vuole dei soldi, i conduttori vogliono dei soldi, non vogliono dei soldi, il pubblico sarà contento, tutto questo tipo di Verrà domande, qualcuno, verrà ascolterà qualcuno, qualcuno. esattamente, queste sono tutte le domande che si fa il producer in qualche modo e quindi diciamo, questa cosa portata in Rai ha una sua, come dire, esponenziale, come dire, un suo livello esponenziale perché per una cosa piccola, che è un programma che tutto sommato si può fare in 15 come in 3, in radio i gruppi di lavoro non superano mai i 4, 5 persone, 6, diciamo, perché sono gruppi diversi dalla TV, il lavoro è sempre più semplificato poi perché soprattutto nella rete in cui siamo noi è tutto ridotto a una playlist e qualcuno che parla fondamentalmente, quindi il montaggio di tutto questo è tecnicamente abbastanza semplice. Però appunto, diciamo, come vi dicevo, e qui magari poi ripasso la parola a Fabrizia, noi abbiamo pensato di raccontare questa quotidianità di lavoro in cui siamo immersi ormai da più di 10 anni. Sotto forma di mediazioni, e quindi diciamo che tipo di mediazioni fa il producer? Fa delle mediazioni principalmente secondo noi in Rai di contenuto, e su queste magari comincio a dire qualcosa io, perché sono le questioni, per fare degli esempi molto concreti di queste giornate, un canale Rai ha una missione editoriale. Come sapete, la Rai è costruita sulla grande. Sulla falsariga della BBC e quindi ha le tre grandi missioni, quella informativa, quella di intrattenimento e quella culturale. Se un canale ha una missione data dall'azienda, deve stare dentro quella missione. Non sempre i programmi sono d'accordo, le squadre di lavoro. E quindi, per esempio, ci sono squadre di lavoro più orientate all'intrattenimento, più orientate all'informazione, più orientate all'approfondimento, alla comicità. Che cosa dire? È una grande mediazione di contenuto. Il programma vuole dire certe cose, la direzione vorrebbe che tu le dicessi altre o più di alcune, meno di altre. Spesso non si telefona ai conduttori direttamente perché spesso sono figure appunto esterne. Il producer è quella persona che deve fare un po' da cerniera, spiegare alla dirigenza che il programma vorrebbe dire certe cose, spiegare ai conduttori, guardate che l'azienda vorrebbe più altro. A volte queste visioni, molto raramente, vanno d'accordo e quindi va tutto bene. Spesso non vanno per niente d'accordo e lì il producer ha i suoi grattacapi, Ha un diciamo. esaurimento nervoso Esattamente. E può decidere. perenne, Esatto. cronico. Esattamente. Per cui diciamo, è anche la complessità di aggiungere passaggi. Vabbè, sono queste sono altre questioni. Comunque, lasciamo È perdere. flusso di È flusso coscienza. di coscienza, esatto. Per cui questa è una delle varie questioni, insomma. E capite che però da queste mediazioni deriva la sopravvivenza poi dei gruppi di lavoro, dei progetti, dei programmi, perché l'editore poi, se ha fatto un programma per Alberto e Nicola che non gli piace, se loro decidono, basta, si taglia ed è l'editore che sceglie che il programma non va più in onda, non è il programma che può andare in onda da solo in qualche modo. Quindi la mediazione di contenuto è una delle tre che noi raccontiamo con alcuni gustosi aneddoti, che non vi spoilerò perché Le insomma, per le altre. mediazioni, oltre a quella di contenuto, mediazione editoriale, e anche qui c'è un succoso raccontino, magari adesso appunto lo facciamo. Abbiamo individuato altre due mediazioni, una di personalità e una produttiva. Quella di personalità sostanzialmente, ragazzi, è l'avere a che fare con altre persone, raccogliere le
sicurezze, gli insicurezze, gli stati d'animo, le idee nascenti, quelle invece calanti, i momenti di vita personali, i momenti di vita del gruppo, un certo tipo di, diciamo, armonia. Il ristabilire un certo tipo di armonia all'interno di un gruppo che per qualche motivo o per fattori esogeni o endogeni sta avendo qualche difficoltà. Calcolate che come base, come principio, almeno noi la pensiamo così, il miglior prodotto possibile è quello che nasce con qualche eccezione da una armonia delle parti. Quindi un'armonia delle parti significa che i conduttori lavorano molto bene con i propri autori e viceversa, gli autori sanno interpretare quello che i conduttori cercano, dandosi una reciproca sicurezza, perché comunque non dimentichiamo che andare in onda tutti i giorni, per esempio dalle 18 alle 20, è una performance, nel senso è una cosa che io personalmente spessissimo dico: Madonna, ma come fanno ancora adesso, che sono tanti anni che lavoro insieme a loro, qualsiasi siano le condizioni personali, del mondo da raccontare, perché delle volte anche il mondo ci sconforta e comunque tu devi andare in onda e raccontare con un tuo taglio quel mondo che ci sta sconfortando. Insomma, è complicato in generale, è affascinante, ma anche complicato. Chi va in scena, chi va in onda, chi si espone, chi va in diretta deve essere tutelato. E l'armonia all'interno del gruppo, a mio avviso, è uno degli elementi fondamentali per fare in modo che tutto proceda. Mi sono capitate, così per citare alcuni casi, può essere, che un conduttore o una conduttrice sia in un momento critico da un punto di vista creativo e quindi non si senta, magari dopo tanti anni di dignitosa carriera, molto motivato, valorizzato all'interno del progetto radiofonico che lo vede partecipare. Nello specifico, un conduttore un giorno venne da me e mi disse: usciamo a pranzo, e quando c'è usciamo a pranzo è sempre usciamo al pranzo, il caffè, infatti, scusate, la maggior parte. Tu già sai che dovrai fare un po' lo psicologo, se sei in grado, perché poi chiaramente non è che. Esattamente, tenete presente, noi abbiamo parlato di Corso Sempione, ma per esempio tantissima parte delle mediazioni che vi stiamo raccontando avviene fuori dai muri di Corso Sempione, appunto al parco passeggiando, per fortuna noi abbiamo il parco Sempione vicino, oppure nei bar, li abbiamo battuti tutti, i bar e le trattorie di Corso Sempione, Sarpi, cinesi, bar, trattorie cinesi, di tutto. E quello è un momento in cui, al riparo da orecchie indiscrete aziendali, chiaramente simboliche, perché poi la stanza è comunque, diciamo, privata, quindi si può tranquillamente parlare, lì fuori, svestendosi un po' da quello che è il ruolo più canonico e più riconoscibile, si può parlare in serenità. Bene, questo conduttore viveva un momento di grande crisi rispetto al fatto che era un conduttore con una vis comica, gli era richiesto di fare una parte comica all'interno del programma, ma parlava troppo poco. Parlava troppo poco, talmente poco, che non si sentiva più adeguato per il programma e aveva voglia di cambiare. Calcolate che questo è il minimo sindacale che possa succedere, cioè un po' di frustrazione che di solito ti viene raccontata. È chiaro che poi la contentezza e la felicità arrivano meno, si danno un po' per scontate, però la frustrazione di un artista, di un talent che effettivamente, e quindi la sua necessità di fare un salto nel buio, cioè di uscire da quel programma, quindi di uscire anche da uno stipendio, diciamo, da collaboratore, però che comunque da parecchi anni poteva sostenerlo, e di proporsi da solo per un altro progetto a Roma, a Milano, da qualsiasi parte. E a quel punto la mediazione, la chiacchiera ti porta a pensare: io non posso dire a questo conduttore che sicuramente avrà un programma, perché per quello che so non lo avrà mai un programma da solo, né qui né a Roma né da nessuna parte. Ma questo
non perché uno abbia la palla di cristallo, perché uno sa qual è il palinsesto, come funziona, quali sono le regole. Quindi diciamo tutto può accadere, non ci si preclude niente, però consigliargli di lasciare quel progetto perché sicuramente avrebbe fatto un altro progetto da un'altra parte era una cosa di responsabilità proprio grossa. E comunque quella chiacchiera a pranzo è stata una chiacchiera che poi passa attraverso i desideri delle persone, lo stato d'animo, l'età di quella persona, l'età professionale, eccetera, eccetera. Adesso poi non vi dico che il curatore non è né uno psicologo né uno psichiatra, sia chiaro, non è quello, però deve accogliere e ricevere un certo tipo di pensiero, di momento delle persone. Un'altra volta mi è capitato di dover gestire una baruffa all'interno di un programma, un morning show, come si dice, e una delle conduttrici erano in quattro in onda per motivi suoi, doveva andare a trasmettere da New York. Chiaramente già questo, come dire, creava qualche disturbo all'interno del programma, perché io a Milano, a New York, perché io di qua, io di là, insomma, vabbè, a un certo punto. Questa parte va a New York, ci sono 6 ore di differenza, il programma, il morning show parte, va in onda serenamente, a un certo punto danno la parola a questa conduttrice e lei non risponde. Provano a ridarle la parola e lei non risponde, le ridanno ancora la parola e lei non risponde, si terrorizzano tutti e pensano, no, era un maschio, dai, e pensano, ha avuto un infarto. Allora inizio, comunque è stato male, ha avuto un coccolone, gli è venuto un coll è collassato. Quindi alle 6:15 del mattino iniziano le telefonate sul telefono del curatore che stava beatamente ancora dormendo. Ha continuato a dormire il curatore, le ha trovate tutte dopo, perché se no oggettivamente quando segui certi programmi. Bene, insomma, questo conduttore, poveraccio, era a New York, c'era il fuso orario, era tanto stanco, era nel letto col suo codec Lucy per trasmettere da lì. E si è addormentato mentre era in diretta. Allora, banalmente, poverino, devo dire che è anche uno degli aneddoti che mi ha fatto più ridere, perché effettivamente poi c'è una certa, è comico per certi versi. Hanno provato a cercarlo sul cellulare, non rispondeva, hanno provato a cercarlo attraverso il sistema Lucy, non rispondeva, hanno chiamato il receptionist dell'albergo, l'hanno mandato tutta fretta nella stanza, questo avvustato non rispondeva, quelli in onda pensavano è morto. Quindi erano preoccupati, speravano. E purtroppo, insomma, il receptionist è riuscito, tutto questo nell'arco tutto questo con un programma in diretta nazionale, quindi, come dire, uno scombussolamento generalizzato. Quelli stavano facendo rassegna stampa e nello stesso modo erano preoccupati che quell'altro fosse morto nella stanza d'albergo e dimenticato. Riescono a buttare giù a spallate la porta perché l'attacco di narcolessia era evidentemente bello pesante, semplicemente buttano giù la porta e questo dormiva beatamente sul suo letto col suo Lucy col quale avrebbe dovuto trasmettere. Questo ha determinato però all'interno del programma uno scompiglio che è durato 2 mesi, perché tu potevi liquidare l'episodio dicendo ragazzi, così come a un certo punto ho fatto io, abbiate pazienza, è successo, fa anche un po' ridere, ma diciamo il tipo di rapporto evidentemente già c'era una fatica nell'andare in onda così presto la mattina, una fatica nel capire chi, come, perché, un inizio abbastanza diciamo instabile, un ridisegnare la cornice del programma prima di partire, una tensione di rapporto, questioni contrattuali, chi guadagna più, chi guadagna meno, per dire, cioè tutto evidentemente poi è entrato e i conduttori sono riuscita a ristabilire, in realtà poi non io, però il continuo, diciamo, parlare con uno e quell'altro e quell'altro e quell'altro separatamente, ha ristabilito a un certo punto, naturalmente, forse sarebbe accaduto anche senza mio intervento, naturalmente, una quiete che ha riportato il programma ad andare in onda con una certa tranquillità. Questa è la mediazione di personalità. Può succedere un po' di tutto, ecco, una conduttrice che in gravidanza deve essere sostituita, quindi capire chi va in onda al suo posto, perché, per lei, per il pubblico, insomma,
ci sono questioni che sono meno visibili e che effettivamente all'ascolto neanche arrivano ed è giusto che non debbano arrivare, che però invece nella preparazione. E poi ho lavorato con Morgan, vi lascio immaginare. Allora. Perché, ecco, lui per esempio è stata una mediazione sicuramente di personalità. Guarda, una delle personalità. No, va bene, è stata, per esempio, quella è stata un'esperienza che io definisco entusiasmante perché col senno di poi, però molto poco rigorosa nella pianificazione, molto poco rigorosa nella relazione. Ma per quello che mi riguarda è stato quando l'azienda mi ha detto, ci ha detto, faremo questo progetto, ho anche apprezzato il coraggio della scelta editoriale, perché notoriamente lavorare con una personalità come la sua, è chiaro che è più, devi avere delle aperture, una capacità, un'elasticità nella secondaria sui moti creativi che non è scontata e comunque non riesci a portarlo in un solco di produzione codificabile con orari, momenti, bisogni produttivi, bisogni contrattuali, non so come dirvi. Allora, se tu decidi di che piaccia o meno, sto parlando proprio di produzione in questo caso, se tu decidi di produrre un progetto radiofonico con musica dal vivo, tra l'altro, che era la sua, di una band residente e anche di un'orchestra che lui improvvisamente convocava. Quindi io vedevo arrivare 30 elementi con tutti gli strumenti, vedevo arrivare con tutti i problemi che per un'azienda come la Rai, vedere arrivare 30 elementi che devono entrare, sistemarsi, trovare uno spazio, essere microfonati. I tecnici, avevamo fatto io e l'altro curatore un'operazione di mediazione anche con tutta la parte tecnica. Ogni 5 minuti andavamo da loro e dicevamo: lo sai com'è Morgan, eh? Cioè, allora lui magari arriva. Sì, lo so, poi i tecnici della Rai. Quindi c'era chi. In generale sono stati tutti molto, molto. Il regista che ha lavorato con lui in quel periodo, Marco, dormiva di giorno ed era sveglio di notte, per cui tutto il montaggio lui lo faceva in momenti notturni e mandava questi file e pretendeva che venissero ascoltati alle 3 del mattino, alle 4 del mattino. Insomma, quella produzione è stata particolare, mediazione di personalità, come dicevamo in questo caso specifico, ma anche di produzione, cioè seguire un progetto così estemporaneo nella creazione, tutto basato sull'improvvisazione, sia da un punto di vista di preparazione dei testi, che di sua performance, che della parte musicale che lo accompagnava, pieno di ospiti, uno degli ospiti è stato Bugo, quando ancora andavano d'accordo, e poi di lì a poco, poi sono andati a Sanremo. Comunque, cioè, arrivavano appunto questi Cecchetto, Max Pezzali, Bugo, queste Gigi D'Alessio, si muovevano negli studi tutti ad aspettare che Marco arrivasse. Marco arriva, sì, adesso arriva. Abbiamo finito ad orari improbabili le registrazioni. Ecco, come dire, adeguare una macchina produttiva come la Rai, che invece è molto estremamente burocratica, molto ad orari, molto a turni, ma anche ragionevolmente cioè lo è perché. Queste sono le questioni. E tu, sudi 7 camicie, allora puoi scegliere o sei anche tu quello che deve andare in mensa, perché potrebbe essere che a un certo punto lo dice, ragazzi, vado in mensa anch'io. Oppure, se sei curatore, produttore, a mio avviso lo fai in un modo diverso e come dire, cercando di captare quelle che sono le esigenze, folli o meno folli che siano, cercando di placare quelle che non hanno ragione di esistere, che sai che non avverranno mai, e invece di agevolare quelle che possono essere agevolate per portarsi a casa il prodotto, sempre in una certa armonia. Va bene.
Ho divagato molto per raccontare le personalità. Se avete un ospite che viene intervistato, come esempio il caso di Morgan, siete, fate decidere a lui la struttura un po' della puntata del programma, in quel caso? Sì, allora, nel caso del progetto Cantautoradio, lui era l'ideatore del progetto. Per cui lui aveva proposto di fare 8 puntate dedicate ai cantautori italiani che riteneva più importanti e che a lui piacevano di più. Parliamo di Umberto Bindi, Sergio Endrigo, ovviamente Fabrizio De André. In questo caso il progetto era suo, per cui noi abbiamo, è stato naturalmente vagliato da un dirigente capostruttura editoriale della RAI che ha ritenuto che fosse un progetto consono al servizio pubblico al momento di divulgazione musicale, e di fatto quello fu, e quindi lui aveva decisamente carta bianca nel poter decidere. Spesso le figure artistiche, per fortuna, diciamo quasi sempre, propongono un progetto e hanno una ottima libertà di messa in onda di quel progetto. È chiaro che poi si è in una cornice, come diceva prima Sara, più la cornice del servizio pubblico, l'editore può anche correttamente suggerirti di approfondire un aspetto, di soprassedere su un altro. Nel migliore dei mondi possibili è un confronto quello che avviene. Quindi, nel caso suo, chiaramente il progetto è stato accolto e abbiamo cercato di realizzarlo come voleva lui, perché aveva senso. La stessa cosa era successa ad esempio con Caparezza Day, che era stato l'anno scorso, che veniva lui come ospite in altri programmi, oppure in quel caso lui si è dovuto adeguare alle esigenze di programmi radiofonici già esistenti. Puoi dire tu, puoi dire. Caparezza, dunque, quella è una cosa che Radio 2 fa da alcuni anni, cioè di ospitare un artista, lo fa abbastanza spesso, mi pare Sì, ormai, sì. tutti hanno Tut fatto Vasco adesso. esatto, praticamente dalla mattina fino a fa si fanno la giornata ospite dei programmi. Ogni programma ha un pochino la sua chiave, per cui poi i vari conduttori interagiranno in modo diverso. Ci sono programmi più musicali con cui ci sarà un confronto musicale. Quando era venuto a Caterpillar, che diciamo di musica parla poco, chiaramente con Caparezza si è parlato d'altro, però diciamo non è copionato, ecco, non sono scritte le domande. Ci sono programmi scritti, diciamo, e programmi non scritti, però in generale quello che risulta è sempre una conversazione abbastanza spontanea, ecco. I programmi scritti sono quelli tipo i radiodrammi, i radiodocumentari, non tanto i programmi di conduzione, che sono quelli che facciamo noi, ecco. Niente. Nulla, ragazzi. L'ultima era quella organizzativa, però non so. Organizzativa più produttiva, sì, che riguarda allora a un curatore, a un organizzatore, a un produttore, chiamiamolo poi, ecco, non è vincolante se volete la definizione, anche perché poi alla fine del nostro percorso di scrittura del libro, dopo aver intervistato 10 radio, le 10 radio italiane più di successo, le prime 10 in classifica nei termini di ascolti, ci siamo rese conto che non c'è una definizione, come dire, molto, la definizione definita è sbagliato. La figura del producer, curatore, produttore è una figura da ampio raggio, oggettivamente lo è, quindi è difficile dirvi, cioè Sara lo diceva già, chi entra molto di più nei contenuti perché ha una propensione particolare. È una gioia particolare, un'attitudine particolare a lavorare più sui contenuti. Voi un domani doveste farlo, magari avrete più un'intenzione autorale, magari più un'intenzione produttiva. Qui, per esempio, avete due persone con un percorso diverso, poi se vi interessa magari vi raccontiamo in linea di massima come ci siamo arrivate, potrebbe essere
così curioso, e Sara è decisamente più autrice e ha seguito per sua indole, per suo talento, senz'altro più quella parte, al di là del fatto che è in onda ed è autrice di se stessa anche, è una persona che scrive, progetta, pensa ai programmi. Ideazione, ha una visione sulla parte editoriale, eccetera. Io, che arrivo da un percorso molto più organizzativo, ho iniziato lavorando in teatro come organizzatrice, invece sto seguendo un percorso molto più verso la produzione. Quindi, tornando a mediazione di produzione, mi capita di lavorare in vari contesti con vari tagli, varie dimensioni di evento, dal programma singolo a campagne editoriali che hanno l'implicazione, cioè che hanno più partner, questo vabbè anche Sara prova bene, e poi magari grandi eventi tipo l'Eurovision, io ho lavorato all'Eurovision nella parte radiofonica, oppure organizzo festival open air radiofonici, Circa Terraduno è uno di questi, quindi noi facciamo delle dirette in riva al mare insieme a concerti, insieme a spettacoli di teatro, insieme ad appuntamenti, talk col pubblico, eccetera. Ecco, io mi occupo più di questa parte di insieme più organizzativa. E, è chiaro che come in tutti i lavori, io penso sì, che poi sia una cosa abbastanza comune, e hai sempre un piccolo, grande, enorme problema da risolvere che riguarda o le tecnologie o la messa in onda. O sì, principalmente ecco I queste quelle soldi. parole. Ah, i soldi, giustamente, Sara dice, sembra i soldi sono il budget, per esempio, di partenza è determinante, perché poi è determinante anche per come le persone si sentono di lavorare in un progetto, per la dimensione alla quale tu puoi portare il progetto che stai seguendo. Se ci sono tanti soldi, puoi invitare i Radiohead, parlo di una cosa antichissima per voi ragazzi, ma mi è venuto solo i Semplicemente Radiohead. sono sciolti, quindi non puoi più No, non si fare. sono sciolti. Sì, non è ancora radio Beh, di lui ha fatto un progetto, fa progetti solisti, hai ragione, però. Dopo The Smile, niente più. Allora, Sappiamo tutti, ma non abbiamo il coraggio di dirlo. io li aspetto comunque ancora in concerto, perché bisogna sempre, è uno dei concerti da vedere sempre, però. Io sto aspettando quel per San Siro. Ah, tu hai trovato il biglietto? È il regalo della mia laurea. Beh, Aspetti col veramente? Best in Siro, poi tra 2 settimane va scritto in Sida con Vitti di Milano. Ragazzi, allora. Ti dico solo che i Coldplay, io mi ricordo una mia amica conduttrice mi chiama e mi dice: sono in spiaggia, non riesco a fare il grande click per i Coldplay, me lo fai tu? E io dico, va bene. Laura. Parte, no, quindi non ho connessione, era in Grecia, parte questo omino e io che la prima volta faccio una roba del genere mi metto in Ah, attesa sì. che si possano Ho avuto anch'io lo comprare. stesso problema, guarda, Sono stata un'ora. sì, guarda, noi abbiamo preso ovviamente i biglietti dell'ultima data perché sono apparsi all'ultimo istante, alle 14 in un'ora li abbiamo trovati. Per gli L'hai altri invece c'era l'omino, abbiamo dovuto attendere 2 o 3 ore preso? Ah, e quando è ecco. finita l'attesa i biglietti non c'erano già più. Io ne ho trovato uno a 450 euro, tant'è che ho chiamato questa amica conduttrice e ho detto: so che a te piacerebbe vedere i Coldplay, però 450 euro a San Siro mi sembra un po' esagerato. Lì ha dovuto dire che sì, è un'esperienza, ma avrebbe rinunciato. Li aveva già visti? L'aveva già Beh, visto. infatti. Va bene, insomma, divagazioni. Per concludere, nell'ultima parte del libro, diciamo, siamo andati a vedere un po' cosa succede fuori, per capire anche, uscendo dalla Rai, abbiamo preso quelle che ai tempi erano la classifica delle 10 radio più ascoltate in Italia. Voi sapete che a Milano principalmente hanno sede le radio di successo, non a caso c'è Share Radio a Milano. Esatto. E quindi Radio DJ, aiutami Fabio, Virgin Radio, RTL, una RTL, parte di RDS Radio anche 24, insomma. Siamo andati a chiedere più o meno queste 105 Mazzoli. 105, giusto? A queste radio più o meno co come funziona lì, cioè,
Considerate che in Italia all'interno dei libri sugli studi sulla comunicazione della radio già si parla poco, si parla di TV, si parla di cinema, di social media, quindi dentro il discorso sulla radio si parla poco del producer, quindi stiamo restringendo sempre di più il campo, e diciamo delle altre radio poi si parla ancora meno, per cui tendenzialmente era il periodo del Covid, abbiamo trovato, secondo me, ripensandoci al momento ci sembrava una grande sfiga non poter incontrare le persone, in realtà ripensandoci credo che anche perché c'era il Covid abbiamo avuto la disponibilità di Linus, di insomma, gente che secondo me in un'agenda normale, quotidiana, non ci avrebbe mai cagato in altre situazioni, insomma. Invece lì eravamo tutti a casa a non fare una mazza, per cui più o meno c'era voglia di... E quindi abbiamo chiesto ai più o meno i referenti delle 10 radio più ascoltate in Italia se esiste una figura come il producer nelle loro radio. In realtà non molto, cioè non in modo così evidente, diciamo. Ci sono i direttori dei programmi, in una radio come Radio DJ c'è Linus fondamentalmente, che dà la sua anima un po' a tutto. E la cosa forse tra le più divertenti, lascio a Fabrizio l'incontro con Mazzoli, che è quello dello Zodi 105, perché diciamo, per me è stato oltre ogni tipo di verbalizzazione. Vedevo Sara nel buio della notte con uno poi sguardo. Insieme, lo Zodi 105 caterpillano un po' come, diciamo. E, allora, pensavo vincessi. Come dire, il bene e il male per tutti e due. E, però per esempio abbiamo incontrato anche un autore della Zanzara, che anche lì è un altro mondo, il vero nostro competitor orario. E, come dire, l'autore per esempio è una figura che abbiamo incontrato, che è un altro tassello del lavoro radiofonico, se vi può interessare, è quello che dà materiale, che dà contenuti, che scrive, per esempio, magari non porta in voce, non è la voce del programma, ma in un programma come la Zanzara, per esempio, l'autore lavora 20 ore al giorno, cioè dà contenuti continui, loro trovano centinaia di WhatsApp al giorno che caricano su un server, poi i due conduttori ne selezionano 15 da mandare in onda, ma loro ne producono tantissimi, insomma, per dire anche quello, non è un producer tecnicamente, però è la figura che sa bene che mediazioni deve fare, per esempio rispetto a un Cruciani, che è uno che si venderebbe la sua mamma in onda, forse l'ha già fatto, non lo so, ecco, per esempio il producer Ramelli, il ragazzo con cui abbiamo parlato noi, l'autore sa che l'unica cosa intoccabile è Mattarella, cioè, e quindi sa, questo è saper fare la mediazione, cioè fin dove ti puoi spingere. Lui si è presentato con noi dicendo: io per la Zanzara mi occupo di trovare fascisti e puttane, giusto? Ecco, per dire. E lo diceva da un punto di vista proprio lavorativo, cioè dice: io ho questa richiesta. Era il tempo in cui i fascisti ancora sembrava chissà che, adesso vabbè. Però per dire... Non c'era una grande vicinanza tra i due poli. Esatto. Però per esempio... Lui diceva... Diceva: so che Mattarella non lo posso... Cioè, fin lì non ci possiamo arrivare, insomma, quindi... In qualche modo, diciamo... Il producer è anche quella cosa lì, cioè avere chiara, dire, il confine editoriale entro cui ti puoi muovere, insomma. Ti rubo solo un secondino la parola per dire una cosa, perché noi stiamo ascoltando persone che parlano di produzione in un sistema enorme, no? Che è Radio, certo. Rai 105, Radio DJ, la Zanzara. Noi invece siamo e saremo produttori di noi stessi. Quindi tutto quello che sembra così lontano da voi che state ascoltando in realtà vi riguarda in maniera molto intima, perché tutto questo, le personalità diverse che vivono dentro Fabrizio e Sara, in realtà dovranno convivere dentro di voi nella produzione dei vostri contenuti, che seppur giornalistici, come abbiamo visto stamattina con De Biasi, non c'è più tanto spazio a livello giornalistico indipendente, quindi bisogna trasformare tutto in qualcosa di commerciale, quindi il producer deve necessariamente inglobare tutte queste funzionalità. Precisazione, certo. Per alzare l'attenzione, sì, così vi ascoltano con ancora, certo, più attenzione. No, certo. E poi aggiungerei una cosa, Alberto. Allora, noi adesso abbiamo parlato appunto di dimensioni grandi,
di ruoli, vi sembra tutto magari un pochettino rigido. In realtà, ragazzi, anche all'interno di sistemi apparentemente come rigidi, ci sono dei coni di sana anarchia editoriale, creativa e propositiva. Cioè, è necessario continuare ad essere visionari anche nel servizio pubblico. Quindi poi, al di là di quella che è la macchina altamente burocratica e di filiera che stringe apparentemente tantissimo le maglie e le possibilità, al di là di quell'apparenza, chiaramente nel rispetto di quello che è la missione del servizio pubblico, e voi avrete un'altra missione, o magari quella del servizio pubblico anche voi, un domani, non lo so, comunque riconoscere una propria missione all'interno del posto in cui si sta. Ed è possibile anche quello, lo farete nei vostri, nei contenuti che produrrete, nei podcast, nei programmi, non lo so, nella web radio, eccetera, ma anche un domani vi doveste trovare a lavorare allo Zoo di 105, vabbè, lì è un po' estremo, forse mantenere, però lo Zoo di 105 è abbastanza, anch'io sono arrostita quando l'ho ascoltato, perché effettivamente, però anche è vero che lo Zoo di 105, ascoltatelo, perché è il programma più ascoltato in Italia. Per questo, e... non è un motivo per ascoltarlo. No, però ti dà un'idea. Ti dà un'idea. Cioè avere un'idea del panorama radiofonico e di quello che è più ascoltato, e cercare di capire perché. Poi, guarda, in realtà ci sono c'è un tentativo quotidiano da parte dei grandi network di capire dove va il pubblico, perché... Ed è un'istanza anche del produttore capire che tipo di progetto proporre al pubblico e quanto ricevere dal pubblico e trasformare ciò che riceve in un progetto. Questo è un'antica questione. È chiaro che il servizio pubblico ha dei binari più definiti, chiari, al di là di qualche eccezione, però insomma di fatto sai dove vai. Le radio private non hanno quei binari, effettivamente, e quindi magari cercano dei prodotti più facili, poi lì dirti effettivamente è tutto un punto, è giusto che ci sia. Però è vero, cioè, diciamo, l'invito, forse quello che vi potete portare a casa da questi discorsi è che anche se siete persone molto di contenuto, diciamo, anche nella produzione di un contenuto bisogna avere uno sguardo più ampio, non basta dire secondo me bisogna parlare di quella cosa, no? C'è un contenuto anche molto militante o quello che mi sembra importante raccontare, non è sufficiente per la complessità del sistema mediatico oggi, ci vuole uno sguardo che tenga conto della piattaforma tecnologica, dell'editore, del pubblico, del budget, della tecnica, insomma. In questo senso lo sguardo da producer, cioè uno sguardo che non sia solo sull'idea, perché sennò può essere molto frustrante, perché diciamo, ahimè, l'idea non è sufficiente, ma che tenga conto appunto e che sia un'attitudine pronta alla mediazione in questo senso, insomma, forse per ricadere proprio nel concreto dei progetti che penserete voi, immaginare un po' questo, che vuol dire anche andate a incontrare i vostri interlocutori, intervistarli, quello che è, insomma, ci sono molti dati di contesto che vale la pena, diciamo, sempre riuscire a prevedere, ecco, in qualche modo. Per entrambi attento una domanda di contesto, ma non so se ve lo siete poste, di contesto dell'oggetto radiofonico. Pensate che il ruolo di producer possa avere subito qualche cambiamento nel passaggio dell'ascolto al podcast, cioè il prodotto che si fa tendenzialmente, penso insomma al Palinsesto Rai, è tutto in diretta, però poi viene anche ascoltato in podcast. Vi siete mai posti il problema se bisogna avere dei linguaggi diversi, dei tagli diversi, o ve lo state ponendo? Ma diciamo quello che, cioè, se, quello che ci, mi sembra ogni volta che rispetto a questa questione del podcast, la mia sensazione da una persona che appunto sta nella macchina del programma quotidiano è che il podcast ha molto estremizzato la diretta, cioè per cui i due linguaggi si sono estremamente
divisi, per cui se vuoi raccontare una storia in modo approfondito fai un podcast, non lo fai più nei contenitori quotidiani. Nel caso mandi in onda un podcast, ma nessuno lo fa, non a caso, perché ormai l'utente sa che se vuole ascoltare una storia ascolta un podcast, se sceglie di ascoltare la radio lo fa perché vuole un'altra cosa. E quindi diciamo, dal punto di vista del producer, del programma, alla diretta è richiesto di essere sempre più in diretta, per cui diciamo ormai le radio sono 24 in diretta, non si registra praticamente più se non eventi con gli ospiti o cose così, e tutto lo spazio di narrazione è nel podcast, quindi diciamo io penso che in qualche modo creando la doppia opzione i due linguaggi si stiano diversificando molto di più, ecco, insomma. Magari vale la pena aggiungere come si stiano diversificando? Cioè, nel senso pratico, nel senso, proprio. Nel senso pratico vuol dire che, appunto, per esempio, noi non registriamo più, cioè noi siamo costantemente in diretta, per cui fino a 3-4 anni fa, banalmente, una qualunque impegno di conduttori, quello che è, si registrava la puntata, la registravi la mattina per il pomeriggio, adesso è già vecchia la puntata la mattina, perché diciamo perché appunto il linguaggio della diretta è sempre più nevroticamente collegato all'attualità del secondo, quindi c'è il rischio che qualcuno l'ha già detto, assolutamente, assolutamente. Ah, scusa, vado via. Ma qualcuno deve dire di non dare 20 euro a no, scusa, per esempio, siamo sempre in diretta, povera Sara, ieri è andata in onda raccogliendo. Però in macchina, fai penso, domani. Raccogliendo la infatti è stoica. Sì, no, dall'altra parte mi viene da dire che chiaramente la domanda sul podcast c'è sempre. Noi non l'abbiamo affrontato nel libro, anche perché avevamo dedicato, ormai sembra un tempo molto antico, però una parte alla produzione durante il Covid. Però chiaramente quello era il momento e ci sembrava dovesse rientrare al podcast, non abbiamo dedicato. Il podcast effettivamente è un mondo, sia per tutte le piattaforme che stanno nascendo, sia per le figure che si dedicano alla produzione di podcast. Noi per esempio abbiamo avuto dei registi radiofonici eccezionali di altissimo livello che adesso si sono tutti diciamo si occupano tutti esclusivamente di produzione podcast, non li abbiamo proprio più da noi, se ne sono andati perché chiaramente è il momento, perché sono stati contattati in una piattaforma, cioè, giustamente sono dei tecnici, anche compositori, hanno molte diciamo molti talenti da questo punto di vista e stanno facendo esclusivamente quello. Io penso anche la Rai ovviamente ha fatto la sua piattaforma che si chiama Rai Play Sound. Nessun grande network può esimersi dal produrre dei podcast, perché è come se tu facessi mancare una parte di linguaggio, appunto, come si diceva, che comunque è necessario, che ti rende competitivo banalmente, per cui in qualche modo i podcast si producono. Per quanto riguarda la RAI ci sono dei progetti particolarmente interessanti e ci sono dei progetti che sono sulla falsariga, invece più dipende, i giornalisti fanno delle cose di approfondimento molto diciamo lineare, interessante, ma anche con una produzione audio minimale per certi versi, mi viene da dire. Nello stesso tempo la RAI ha prodotto un radiodrammone pazzesco, cioè un radiodrammone, non lo chiamano radiodramma adesso perché sembra una cosa antica, Penelope, però se tu lo ascolti è proprio un radiodramma e adesso è tutto esternalizzata la produzione. Certamente in Rai ai tempi si facevano i radiodrammi, se voi un giorno veniste in Rai a fare un giro vedreste ancora tutta una serie di attrezzi che venivano usati dai rumoristi per fare la finestra, i passi. Sembrano reperti archeologici oramai, perché anche perché il suono non si produce più così banalmente, però va bene, ha senso per capire anche come è cambiata la tecnica, insomma.
questo più o meno, insomma. Io mi fermerei qui. Ecco, Sara, povera. Io prima di lasciarvi, forse vi chiedo una c'è un piccolo supporto per i nostri che avviano, iniziano questo percorso di Podcast for Inclusion, quindi la produzione di, che vedrà in Italia 10 podcast dedicati al, al contesto dei diritti umani, ognuno ad un articolo differente dei diritti umani, e quindi mi chiedo se domani mattina vi telefona l'ufficio della RAI e vi dice che bisogna produrre un podcast dedicato ai diritti umani. Quindi da che punto si parte, da come si comincia a pensare, come si comincia a organizzare, considerato che appunto loro sono un po' più in difficoltà perché non hanno qualcuno che gli ha chiesto di farlo, quindi dovranno anche pensare a chi venderlo. Chiaro. Però cominciamo a partire dalla fazione, dallo stato produttivo. Scusami Alberto, partirei dalla cosa produttiva o a chi lo proponi, in quale momento? No, ti è stato chiesto di realizzarlo, che è un po' la condizione in cui si trovano loro in questo momento. Allora, ti è stato chiesto di realizzarlo, io vi direi così, per come ricevo io le proposte, ecco, mettiamola così, che arrivano, sicuramente trovate persone all'interno dei vari network, cioè sicuramente, non so, non vorrei vendere la pelle dell'orso, sinceramente, però è possibile che troviate degli interlocutori di senno, curiosità e ragione nei vari network o sulle varie piattaforme. Sicuramente quello che dovete fare è immaginare una buona, ottima presentazione, valorizzazione del lavoro che avete intenzione di fare e poi promuovere. Chiaramente la parte della, una volta realizzato, non entro nel merito Alberto se capisco la domanda, però dimmi tu, una volta realizzato o ancora una volta avuto il progetto sulla carta, sicuramente provare a proporlo anche facendo rete, nel senso che sempre di più i progetti che hanno delle sponde, come dire, questo soprattutto per la RAI, ma forse anche un pochettino per tutti, delle partnership, delle sponsorizzazioni, ma non intendo economiche, proprio nei termini di forse sostegno al progetto, sono progetti sicuramente che nell'immensità di ciò che arriva, perché anche questo va detto, molti hanno idee, molti si propongono per andare in onda, molti sono di assoluto livello, una parte assolutamente no, quindi effettivamente poi chi riceve i vostri materiali dovete pensare di, come dire, essere che il vostro progetto sia proprio valorizzato nel termine del contenuto, nel termine della missione. Un consiglio che do è di non sparare nel mazzo. Sparare è brutto, però l'ho usato lo stesso, cioè è inutile andare a proporre a Radio 3, che fa musica colta, jazz, si occupa di cultura, scienza, eccetera, un programma di comici o di intrattenimento. Nello stesso modo è inutile proporre a Radio 2, cioè conoscere con estrema profondità, ecco perché torno a dirti 105, 5 minuti, ascoltatela, poi te la spegni e dici va bene, 105 non è il contesto in cui io posso presentare. Ci conosci bene la radio, ascoltarla attentamente, perché almeno sai così cosa propone. E soprattutto perché se tu vai da un interlocutore e proponi una cosa che lì ci può stare, viene ascoltata, se lì proprio non ci può stare, finisce immediatamente il suo percorso. Perché deve essere adatto anche il contesto, poi va bene rimanere visionari, però deve essere adatto al contesto in cui andate a proporre l'idea che avete, il progetto che avete, e quindi la potenziale valorizzazione che quel progetto ha. Poi è evidente che uno speaker, secondo me, quando fa un programma, si comunque si ispira a qualcosa di già esistente, ispirandosi ad un programma che viene fatto da una radio ben precisa, sa già, secondo me, a quali radio si può proporre la sua idea. Certo, ma noi abbiamo avuto uno stagista, vabbè, Share Radio ha tutto un altro profilo, e siete molto molto profilati per certi versi, quindi avete il vostro percorso, ma abbiamo avuto uno stagista che aveva studiato allo IULM
che è venuto da noi, lui voleva assolutamente lavorare nel servizio pubblico e in particolare in Caterpillar. Ha iniziato con noi a fare lo stage, poi Covid è rimasto a casa, quindi ha fatto metà stage. Era bravissimo. Adesso è in onda su RTL 102.5, viene, l'altro giorno vedevo, pubblicava la sua fotina perché è considerato tra i talenti di 102.5. Talenti giornalistici più o meno, diciamo, lui era più su quel taglio. A Radio Yulm faceva un programma di molto divertente, di intrattenimento, ha fatto tanti anni programma di intrattenimento in cui faceva sia le imitazioni che le interviste, cioè era molto, era divertente, si capiva che lui aveva la stoffa, insomma, no? Come... Adesso lui sta lavorando in quel contesto, felice, non felice, magari gli piacerebbe di più il servizio pubblico, però sta facendo la sua palestra in un canale magari lontano da quello che lui avrebbe voluto frequentare, e che però gli permette chiaramente di lavorare, fare sicuramente pratica e chissà, magari anche di metterci una cosa... Magari anche di mettere le cose sui diritti umani che RTL non avrebbe messo, non so come dire. Cioè... Anch'io, anche a me l'esperienza Share Radio era iniziata benissimo, perché posso dire che è iniziato a novembre dell'anno scorso. A dicembre ho iniziato a fare le prime dirette, ho fatto da regista e ho iniziato a fare il mio programma. Una volta ho fatto un regista per un programma di musica rap che si chiama Rap City. Il problema è che quella volta gli speaker erano malati, mi hanno passato il Covid, quarantena dal 23 dicembre al 15 gennaio, che bello. Quello può capitare. Voi avete più un'indole produttiva o editoriale o entrambe? Giusto per conoscervi un attimo. Visto che... Allora, vabbè, la radio è uno spazio di comunità, no? Perché lo ascoltano tutti, lo ascoltiamo tutti insieme, anche se ognuno è a casa propria, in macchina. Il podcast invece, sì, è lì, è disponibile per tutti, però è molto selettivo, quindi la persona che ascolta il podcast è perché sa che quel podcast parla di quella cosa. E vabbè, anche la radio è così, perché quelli che ascoltano, che ne so, Radio Popolare, avranno comunque una certa visione, ma comunque un momento di quelle. Quindi c'è un modo di arricchire comunque la radio con un po' più di profondità del podcast, diciamo così, quindi, però senza perdere questa cosa di comunità della radio. Quindi secondo voi, cioè, è una domanda troppo larga, no, troppo così, no, è proprio una domanda che mi veniva in mente parlando di radio, podcast, le differenze. Ci sarebbe un modo, quali sono le perdite che si vedono per esempio in un podcast, che ci sarebbero in un podcast dal punto di vista di comunità, ascoltare insieme, eccetera, e come si può sopperire a questo, insomma. Grazie. È una bella domanda. Ci sono alcuni podcast che sono diventati molto comunitari. Sono quei podcast che, diciamo, vanno avanti nel tempo. Quello che fa la comunità dell'ascolto radiofonico è l'orario. Cioè, quello che dicevo, ci sono dei podcast, mi viene in mente Morning, ma perché, diciamo, quello che io conosco meglio, so che ha tantissimi ascolti, è un podcast molto comunitario, per quanto non ci sia la voce degli ascoltatori, ma è fatto da una persona sola che fa una rassegna stampa tutte le mattine. Quello che aiuta il podcast a diventare comunitario è, diciamo, sono quei podcast che non sono, come dire, chiusi nella narrazione di una storia, ma si danno una proiezione nel tempo lunga, quindi, diciamo, cadenza settimana, darsi una cadenza, darsi un appuntamento, ecco. Se ti dai un appuntamento, stai dando un appuntamento a qualcuno e quindi stai creando una relazione con qualcuno. Se no, il podcast di narrazione, quindi non so, racconto la storia, che ne so, della Geo Barents per stare in questi giorni, diciamo lì ti dai 10 puntate, è, come dire, un'esperienza chiusa. Allora lì, per fare la comunità, devi essere un editore che fa comunità, quindi non so, in questo caso esce il radio che fa la comunità, poi magari il podcast è uno, sono 10 puntate su una storia, ma tu sei dentro la comunità di Share Radio, quindi in qualche modo la comunità è il tuo editore, lì tu dove tu sei, dove vai a ricadere.
adesso Cora Media è una grande piattaforma di podcast, lì la comunità è la comunità di quell'editore che sta formando la propria comunità di ascoltatori di podcast, in questo senso, diciamo. E poi credo che tu, da conduttore, da producer, la comunità la rendi presente se mentre parli hai idea di chi è il tuo ascoltatore, non lo vedi in quel momento, ma sai che c'è, e quindi provi veramente a rivolgerti a quella persona. E poi ci sono tutti i meccanismi per cui, non so, chi fa podcast dà una mail e quindi magari poi legge le mail che ha ricevuto, cioè per dare quest'idea di... Quelle sono, come dire, piccoli stratagemmi che funzionano molto bene, insomma. Ma prima dicevate che adesso il radio è richiesto praticamente di essere in onda 24 ore su 24, quindi mi chiedevo come si gestisce in questo contesto la diffusione di fake news e il fact checking, nel senso che magari non dici qualcosa perché prima lo vuoi verificare, però se poi era vero arrivi tardi rispetto agli altri, quindi come si gestisce questa cosa? Sì, sì, adesso stavo cercando di ricordarmi alcuni aneddoti, ma non mi vengono in mente, ma è successo anche a noi sicuramente. Diciamo, devi avere le tue fonti primarie affidabili, ecco. Repubblica non lo è, te lo dico. E quello è, abbiamo veramente più volte fatto l'errore, ecco. Ma neanche sul momento, sulla giornata, cioè proprio... poi se sono altri pregi, però ecco, non... Tipo le agenzie stampa che noi abbiamo davanti sono di solito affidabili, Rai News più o meno, insomma, perché tutti hanno questo problema qui, cioè è questo qui il problema, cioè nel senso che fai fatica, insomma. E poi diciamo, noi non siamo un programma di giornalismo, non siamo un programma di news, quindi diciamo dal nostro punto di vista c'è meno quel problema lì. Per cui insomma... Credo che non avere l'ansia di doverla dire per forza se non sei sicurissimo, insomma, quello senz'altro. Sì. Beh, Caterpillar, per esempio, è un programma che è vero che non è di news, è più un talk di intrattenimento, però è un infotainment, come si dice, quindi... In realtà Caterpillar fa informazione in modo intrattenente. Questo significa che comunque affronta anche le prime notizie, le ultime agenzie stampa. Di solito la prima notizia di apertura, la seconda, la prima mezz'ora di programma è definita all'ultimo momento, delle volte anche 5 minuti prima dell'inizio del programma. Proprio perché i conduttori, gli autori attendono di capire che cosa è più forte in quel momento nei termini di importanza di tema di cui si parla. È chiaro che poi tu scocchi una decisione, una scelta a un certo punto, quello è sempre un rischio da un certo punto di vista. Chiaramente in parte è l'esperienza che ti fa stare tranquillo. Caterpillar è un programma che è in onda da tanti anni, i conduttori sono in onda insieme da 10 anni circa e hanno anche un'intesa e un modo di lavorare che è già una protezione rispetto a quello che viene detto. Perché? Perché al di là di Repubblica e quello che dice, hanno un loro modo oramai stabilito di raccontare quello che vogliono raccontare. E quindi questo magari delle volte dichiaratamente dicono... c'è questo, ma questo l'ha detto, l'ha scritto Repubblica e poi non era vero, non so come dire, cioè sono molto trasparenti i conduttori in questo lavoro, quindi stabiliscono un rapporto di fiducia sicuramente molto elevato. Certo, è anche una grande responsabilità, perché a quel punto diventi tu, per quanto tu possa fare intrattenimento, sei tu che devi tenere alto il rapporto di fiducia rispetto a alle notizie che scegli e a come le tratti. Però quello è, qualche programma ce l'ha, qualcuno no. Non è di tutti, cioè Caterpillar ce l'ha. Ha
uno shining rispetto a shining nel senso una luccicanza rispetto a anche gli altri aspetti. Wendy è un po' Wendy. Ha una luccicanza nel senso che io personalmente, che li ascolto da tanti anni, ascolto anche altri programmi per lavoro, devo dire che sento sempre quando loro trattano un tema, un argomento, una freschezza, un modo, una riconoscibilità che mi fa stare tranquilla rispetto a come affrontano qualsiasi cosa. Più o meno, mi ricordo solo un buco che abbiamo fatto strano quando è morto Maradona. Che avete. Ah, sì. Quello lì, quello è un coso. Allora, è morto Maradona. È una no, è vero, loro hanno fatto tutta un'operazione. Poi in realtà l'hanno messa come seconda notizia, adesso questo per citare un aneddoto che vi rimane impresso, muore Maradona, siamo tutti a casa, c'era ancora il lockdown, insomma, comunque era in quel periodo lì, siamo tutti, ci sale questa roba di suggestione collettiva per questo eroe del mondo del calcio, un po' comunista, un po' tossico, un po' decadente, un po' meraviglioso, figura, beh, io ho la maglietta con Diego Armando, perché comunque l'ho presa dopo, però comunque ce l'ho. E quindi sale proprio questa cosa, tipo era morto nel pomeriggio, era abbastanza ridosso con la diretta. E due conduttori si parlano, evidentemente io non c'ero, e lì con loro, e secondo loro, per come leggono, non era una notizia di apertura. Quindi aprite su un'altra cosa, che non mi ricordo, va bene, su un'altra cosa, però poi si rendono conto che l'onda è una roba emotiva mondiale, perché a quel punto poi per giorni vi ricordate, se ne è parlato, eccetera. Mi sembra intercettate un giornalista sportivo che però dice Cucchi e dice no, ma io non vengo, esatto, non vengo in onda perché sennò piango, e decidono di non chiamarlo perché sennò piange, perché poi però giustamente essendo due professionisti ovviamente di alto livello capiscono quando partono con un'altra notizia di cui non ricordo, capiscono che però questa cosa sale troppissimo, per cui che a un certo punto sto Maradona va, ha fatto un pezzo su Maradona, sul pubblico, e fate partire le telefonate con gli ascoltatori. Sì. E a quel punto dagli ascoltatori loro capiscono l'entità di quella scomparsa lì, l'entità da un punto di vista pop, proprio il nazional popolare che viene fuori con una botta di insistentissima. Poi appunto gli ascoltatori, poi loro dando spazio agli ascoltatori hanno comunque immediatamente recuperato, nel senso che comunque era... A discolpa nostra era il 25 novembre, giornata contro la già, è vero. Maradona. No, cioè, è vero, c'era quel tema. No, beh, che cazzo, anche è vero, c'era anche quel tema. Mi ricordo che qualcuno diceva, ma cosa apriamo con uno che iemenava alle donne? No, era il 25 novembre, noi dovevamo, la RAI copre giustamente la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, e avevamo un collegamento istituzionale con Simone Tagnello Orbi, una grandissima scrittrice, avvocato, che ha creato dei centri a Londra su questo, è importantissimo. E mi ricordo la discussione, Maradona iemenava la compagna, cosa facciamo, apriamo con questo che... Cioè, e alla fine, in modo probabilmente molto snob, che come noi siamo, abbiamo deciso, vabbè, prima le donne, poi Maradona. E poi diciamo, sì, a volte appunto, esattamente questo discorso, non è tanto la notizia, ma come la tratti e quando la metti in onda, ecco, è lì. E però appunto... Come vedi, trattarla dopo è già un tema, quindi in questa diretta. Sì, sì, continua. Sono delle scelte che continuamente fai prima della diretta fino all'ultimo secondo, quindi hanno una certa complessità. E in questo senso c'è una bella responsabilità, insomma. Grazie.
non ho ancora letto il libro, ma non ancora, mi prometto di leggerlo, ma non so se avete affrontato il tema economico. E penso che i nostri giovani producer, autori, speaker, radiofonici siano curiosi di sapere quali sono i budget dietro una produzione legata sia a una questione di minutaggio sia a una questione invece in funzione della piattaforma in cui viene proposta dal pubblico o al privato, se siete arrivati a questo punto nel libro. Allora, la questione del budget, in realtà non vi starei a dire delle cifre perché cambiano molto da progetto a progetto. Senz'altro, come in ogni azienda, parliamo della RAI, poi di altri contesti non li conosco abbastanza approfonditamente da darvi dei numeri. Ciascun progetto parte con una scheda programma che definisce quanti soldi possono essere messi per realizzarlo. Quei soldi devono bastare da tutti i punti di vista, per cui scegli il o i conduttori e il regista o la regista e il o gli autori redattori, anche compatibilmente con le risorse economiche che vengono stanziate, affinché a ciascuno possa essere data la parte che merita per il lavoro che fa. Delle volte ne merita di più, però il budget è quello ed è stabilito. Chiaramente sono calcoli di impresa, per un'azienda come la RAI sono calcoli di impresa, per cui voi dovete immaginare che c'è un budget complessivo, una parte del budget fa sulla radio, una parte sulla televisione e già lì c'è un'allocazione di risorse. Chiaramente una parte va della radio, va su Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, eccetera. Quindi anche lì c'è un'allocazione di risorse. E a scendere sono delle strategie aziendali, quelle per cui viene stabilito quanti soldi vanno ad un settore e quanti soldi vanno all'altro. Chiaramente sono strategie che vengono gestite da dei manager che sanno fare questo di lavoro. Noi abbiamo intervistato, mi viene da dire questo, però effettivamente sulle economie, noi abbiamo intervistato per il libro, poi non è finita nel libro, una producer che lavora per la BBC, e lei era straniera, americana? No, era in America ma non era americana, mi ricordo. Ah, forse in inglese. Allora, per esempio, questa giovane producer aveva iniziato a produrre tutto da sola, quindi con il suo computer, i suoi microfoni, aveva iniziato lì in UK, in effetti, e poi noi l'abbiamo intervistata, si trovava in Sud America, mi sembra, una notte, e lei, per esempio, probabilmente ha iniziato con poco e niente, avendo un minimo di strumentazione, la sua voce, il suo pensiero, la sua testa, le sue idee. Realizzato lei e realizzava lei appunto i documentari, o adesso non mi ricordo esattamente che tipo di, e poi vendeva alla BBC questi pezzi che ovviamente dovevano. Come fosse arrivata la BBC questo non ve lo so dire sinceramente, però ce l'aveva segnalata una nostra collega che adesso lavora alla BBC, l'Alice, e lei sicuramente all'inizio non ha avuto nessuna risorsa per realizzare quei pezzi. Le prime risorse che ha avuto sono quando ha presentato alla BBC, che ha detto: questo reportage mi interessa, radio reportage mi interessa. È ok, ha fatto il controllo della qualità, perché poi la BBC, anche la RAI, ma soprattutto la BBC, ha un controllo di qualità su quello che va in onda molto, molto rigido. E quindi hanno iniziato a pagarla come pagano i giornalisti o i pubblicisti, cioè tu scrivi il pezzo e ti pagano. Parliamo delle cifre della BBC, che forse sono più ottimistiche di quelle italiane, se ce le abbiamo. Non siamo molto in grado di dire. Non siamo le persone giuste, perché a RAI è tutta pioggia, cioè non cerchi il budget. L'unico modo in cui noi possiamo cercare il budget è cercando degli attori commerciali. Quindi non so, vogliamo organizzare un festival come il Caterraduno, di fatto poi lo fa la RAI, però puoi suggerire qualche sponsor interessato, però
sul budget del programma noi non abbiamo quella responsabilità lì di trovare il budget, ecco. Quindi diciamo quel lavoro che fate voi, no, in qualche modo lavorare in Rai vuol dire che va a pioggia il finanziamento. Era... Scusate, io direi che mi dispiace molto, l'amore per Shell Radio mi ha portato qui, ma non ce la faccio più. Io colgo l'occasione per ringraziare a questo punto Sara e Fabrizia e rinnovo l'invito per quelli che sono all'ascolto, i presenti, e ci rivediamo il 3 dicembre sempre qui a Mare Culturale Urbano, quando a parlare invece saranno qualcuno di 105, se non erro Moco, e Daria Corrias di Radio 3, quindi Tre Soldi. Quindi con loro parleremo più di conduzione con Moco e di radiodocumentari con Daria Corrias. Grazie a tutti. Ciao. In bocca al lupo ragazzi, buon lavoro. Mi raccomando.